corre voce che il filo spinato è stato tagliato. Usciamo fuori a gruppi. Ogni gruppo si tiene unito e parte dalla baracca. Fuori è buio, c'è una gran carca. Il torrente di uomini scorre come una massa scura e bituminosa attraverso il campo in mezzo alle baracche. Marciamo come contrabbandieri piegati, con gli zaini sulle spalle, comunicando sottovoce. Con le mani prendiamo il compagno accanto per non separarci. Fissiamo lo sguardo nel buio per riconoscere quello più vicino del nostro gruppo che si dirige verso il varco dietro il fienile. Tutti intorno c'è una fiumana di gente. Dal colle vicino crepita la mitragliatrice Breda, seguita da colpi di fucili e mitragliatori. Sebbene il varco del filo spinato fosse abbastanza largo, per la massa che si era precipitata il passaggio risultò troppo stretto. Ogni secondo di attesa era infinitamente lungo. Passammo attraverso il varco come un tappo ben pressato. La pressione della folla infatti ci espulse, trascinandoci con sé. La voce di un compagno trascina tutto il nostro gruppo a destra. Procediamo lungo un costone coperto di rovi che ci trattengono. Le spine strappano la pelle, ci intrighiamo sempre di più, i rovi imbrigliano i piedi, ci scuotiamo e ci strappiamo da essi, poi di nuovo chissà per quante volte ci cadiamo. Dopo i rovi incontriamo fossati e canali, fuggiamo dinanzi a questi ostacoli come se fossero vivi. Fuggiamo alla morte, ci sentiamo come in un sogno angoscioso, ma non è un incubo. Stiamo fuggendo verso la libertà, marciavamo in fretta, in fila indiana, ci allontanavamo dalle luci tremolanti che ci guardavano da col fiorito.